Una serata all'insegna della cultura, della poesia e dell'arte. Una serata ricca di emozioni. Grande successo per la settima edizione del Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo, promosso ed organizzato dall'Associazione Culturale Bricolage con il sostegno del Corpo Gav. Sabato sera, nella suggestiva cornice della Casa Rossa a Torre del Greco, si è svolta la cerimonia di premiazione. Una sala gremita a dimostrazione dello spessore della manifestazione e dell'impegno profuso dagli organizzatori. Per la settima edizione della rassegna sono pervenute oltre 100 composizioni inedite da varie città italiane, tra le sezioni previste: lingua italiana, lingua napoletana e altri vernacoli. Salvatore ha sempre organizzato questo premio con tanto amore e tanta passione. In effetti questo è il settimo anno e noi, nostra intenzione è far collaborare anche l'istituzione territoriale, nonché il comune, con l'avallo del sindaco per cercare di portarlo avanti annualmente. Perché? I De Filippo sono un emblema del nostro teatro napoletano e quindi è bello anche perché io mi sono accorta, essendo presidente della giuria, che tanta gente ama scrivere, tanta gente ama la poesia e che vengano fuori perché queste persone possono sentirsi gratificati esprimendo i loro pensieri. E perché no? Può uscire un genio, può uscire un capolavoro. Salvatore di solito raccoglie tutti in un'antologia, tutte le poesie diciamo che sono pervenute, a parte i vincitori. Tre categorie, quelle della lingua italiana, il vernacolo e altri dialetti italiani. Premetto che ci sta pure qualche poesia arrivata dalla Francia, quindi il premio, oltre ad essere nazionale, può diventare internazionale. La serata è stata un successo, oltretutto bisogna dire che siamo alla settima edizione di questo premio internazionale così importante e ha visto la partecipazione di tantissimi poeti e poetesse che hanno dimostrato che appunto la poesia è ancora viva in questa società un po' basata sulle corse, sulla logica del profitto, dell'apparire, della velocità dei rapporti. La poesia esiste ancora. Anima della manifestazione, Salvatore De Chiara, presidente dell'associazione, che da anni si spende per il territorio con iniziative dall'alto valore culturale. Il premio nasce subito dopo che Edoardo ci ha lasciato e diciamo che abbiamo voluto un po' riunire i fratelli e quindi pensavamo, all'epoca eravamo dei ragazzini, di fare questo premio intitolandolo ai Fratelli De Filippo Città di Torre del Greco. Nelle edizioni successive abbiamo anche pensato di dare qualche riconoscimento a qualche cittadino. All'epoca abbiamo dato un riconoscimento a Benito, che è torrese, se lo ricorda. E anche questa volta, al di là di voler premiare, un riconoscimento ai cittadini che si sono distinti dal punto di vista culturale. Abbiamo pensato, l'altra volta abbiamo dato il premio alla carriera, di conferire un premio alla carriera a degli artisti, a dei personaggi che portano il nome di Torri del Greco in tutto il mondo. Non è mancato il plauso di Luisa De Filippo, figlia di Luca e nipote di Edoardo. Volevo ringraziare il signor Salvatore che ci ha invitato e anche a nome della fondazione sono qui a rappresentare la mia famiglia De Filippo. Secondo lei c'è bisogno di maggiore attenzione verso la cultura e verso manifestazioni di questo genere? Sì, questo assolutamente lo penso e cercheremo, e sono iniziative come queste che poi portano alla maggior conoscenza di artisti, anche emergenti. C'è bisogno di maggior conoscenza e riguardo rispetto alla cultura in generale, quindi queste iniziative sono fondamentali per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche la mia famiglia. È intervenuto alla serata anche il collaboratore del ministro della cultura Sangiuliano, Dario Sigfrido Renzullo, che si è congratulato con il presidente De Chiara con l'impegno di essere vicini agli organizzatori già a partire dal prossimo mese di settembre.
Una manifestazione che pone l'accento sulla cultura, come ha ribadito anche il sindaco Luigi Mennella. Partecipare qui stasera a questa interessante manifestazione è sintomo chiaramente di una cultura che va sempre di più, diciamo, ripresa. È veramente una bella manifestazione, premiare la poesia ovviamente. Qui teniamo tante care persone che si interessano da anni di questa cultura, di fare in modo che le persone possano partecipare, e credo che bisogna farne sempre di più. Quindi grazie a loro che, se oggi si parla di cultura, si parla di napoletanità ovviamente, si parla dei Fratelli di Filippo, che sono un importante tesoro chiaramente non solo di Napoli ma di tutto il mondo. A coordinare i lavori il giornalista Salvatore Perillo, uno dei componenti della giuria chiamata a giudicare le opere giunte nei mesi scorsi e composta anche da Massimo Abbate, presidente onorario e direttore artistico del Festival di Napoli, Maria Aurilia, Teresa Civitella, Leonardo Di Meo, Francesca Mari, Antonella Lo Sapio, Adelia Finito, Giovanni Damiano, Giuseppe Picciano e Luigi Leone. Nella sezione lingua italiana ad aggiudicarsi il primo posto è stato Fausto Marsiglia di Marano con La danza delle ombre. A seguire Floriano Barone di Torre del Greco con La Cina dello scrittore e Rosita Tesposito di Sorrento con La notte. Nella categoria lingua napoletana a primeggiare è stato Luigi Esposito di Napoli con Na Furastera, poi Giuseppe Capone di Maiori con Chiesetta Antica e Ilario Sanseverino di Acerra con O fatte ron Peppino. Infine, nella sezione altri vernacoli, prima è risultata la poesia Lo nostro Suli e la poesia di Tania Galletta di Messina, seguita da Saman Animo Ribelli di Antonio Barracato di Cefalù e Contagio d'Amuri di Grazia Dottore di Messina. Il premio speciale internazionale Grazia Raya è stato attribuito ad Amoureuse de l'Amour di Ambre Castel di Montpellier, Francia, mentre il premio speciale Luca De Filippo è stato assegnato a Francesco Limite di Napoli con Io Song. Io sono capace da fumarola fresca. È una rasata, chiena, cacamiscia. Sono con spaghetti a fondo fuiuta e chi devo portare in testa aiuto. Sono con fusilla, o pacca di graniana e chi se ne ha bisogno, tra la mano. Sono con Raul, a finta genovese. Chi può aiutare non può una mano stesa. I sono casi più forti, o maratata, e soppede come una camminata. Sono capace da cresciuto, panzarotto, e sono pure suppe carnacotto. Premio speciale Cetti Sommella a Mani Viola di Guido De Paola di San Vito Romano, Roma. Premio speciale Mario Scarpetta a Passa, tutto passa di Rosana De Filippo di Sarno. Premio speciale Mario Abbate a Songu Camatri Mia di Francesco Billeci di Borgetto. Premio speciale Cristina De Chiara a Quando muore una mamma di Davide Ametrano, editore del Greco. Passa gli anni e passa gente, chi sa tutto e chi sa niente. Passo tempo do dolore, passa l'acqua e gli esce sole. Passo munne e passa fame, a regina il suo reame. Passa pure la paura, passa notte scura scura. Passo scuorn, la vergogna, passo porc e se fanzogna. Passa il male, passa il bene, passa il sangue nelle vene. Passa tutto e tutto resta, che sta vita è una finestra, una facciata, un balcone, un goppa a varia umanità. Tu saluta, Dio o t'aiuta o fernisce e te infossa. Riavvolgi le tue memorie a quando eri un vagabondo, circense senza talenti, depredato delle tue briciole di dignità, clessidra capovolta e dimenticata, granello di sabbia che ha girato il mondo per perdersi nel Sahara. Riavvolgi le tue memorie a quando eri schiavo, privato delle tue terre, formica operaia schiacciata sotto un regale dito. Il tuo Dio ti salvò facendo annegare in un mare di sangue rosso l'oppressore. Riavvolgi le tue memorie a quando eri un numero, massa informe senza identità, carne da macello, sfamavi quella strana perversione, Mefistofele ebbe la meglio, il tuo Dio si arrese o non guardò. Riavvolgi le tue memorie al giorno del riscatto, facesti scorrere i granelli della clessidra, riavesti le tue terre, dignità, identità, e il benvolere di un Dio che non celeste ma terreno. Guardati ora, uccidi sotto il cielo d'inverno chi ha la tua stessa storia.
non è mancato il sentito ricordo della moglie Grazia Raia. Soddisfatti gli organizzatori, che auspicano che la manifestazione possa durare nel tempo, in sinergia anche con le istituzioni a tutti i livelli, perché la cultura fa la differenza.